Magari del CGR, ma magari anche di tante altre cose. Quando si vuole applicare un movimento, magari tenendo un bastone in mano, normalmente tanti dicono ma si vuole tutto un altro discorso e dai, siamo di nuovo a essere principianti. Invece di approfondire magari una cosa che ci vorrebbe sapere anche, insomma, si vorrebbe anche sapere com'è, come diventa con qualcos'altro oltre alle mani e muri o questo o quello, che diventa poi. Infatti normalmente se si prende il bastone abbiamo così tanto da fare che abbiamo ora un allungamento del braccio, questo bastone si deve prendere con due mani, oddio che si farà, eccetera, eccetera, che ci siamo anzi ancora più davanti a essere principianti, siamo proprio allo zero. Invece guardiamo un attimino come diventa questa forma con il bastone, la stessa forma, basta sapere ovviamente il codice, no? Per decifrarlo, comunque l'avete ora visto parecchie volte, casomai lo riconoscete anche con questo bastone.